Prego, Presidente. Oggi in questa giornata solenne dell'8 marzo 2023 sveliamo la nuova statua dedicata a Donato Adoni nel comune di Lago Negro. Un 8 marzo particolare a Lago Negro, come ormai è tradizione, in un percorso culturale che dura tutto l'anno. È cominciato con lo svelamento della nuova scultura dedicata alla poetessa Donata Adoni nel giardino di Palazzo Corrado, un appuntamento promosso dall'associazione che porta proprio il nome della poetessa, Salotto Donata Adoni, presieduta da Agnese Belardi, in collaborazione con il Comune e con il mondo delle associazioni, che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e di molti studenti. Un festival dedicato alle donne, con al suo interno un premio giunto alla 10ª edizione, che valorizza coloro che si sono distinti nella scrittura, nel giornalismo e nel sociale. Vissuta tra le guerre mondiali, Donata Adoni ha lasciato traccia di sé non solo nei suoi quaderni fitti di parole e versi, ma anche grazie al suo impegno nel volontariato a favore dei più deboli. Viene anche annoverata tra le grandi voci poetiche del Novecento. I versi della poetessa di Lago Negro sono stati decantati dagli studenti. La poetica di Donata Adoni, la sua attualità e la necessità di ricordarla e di tramandarla alle nuove generazioni sono stati elementi presenti negli interventi e nelle relazioni di tutti gli ospiti in un incontro moderato dalla giornalista Maria Grazia Cianciulli. La mattinata si è conclusa con la 10ª edizione del premio Donata Adoni, che quest'anno è stato assegnato alla giornalista Maria Paola Vergallito, all'Avis Nino Caputi di Lago Negro e allo scrittore e poeta Michelangelo Volpe. Alla nostra destra abbiamo allestito una mostra grazie ad Aurora Di Sipio, che vi illustrerà lei stessa con chiaramente dipinti di persone che si sono cimentati nell'arte, come i nostri studenti, ma nostri del Lago Negrese, dell'area sud della Basilicata. Un grande grazie a tutte le associazioni che ci hanno aiutato, come dice Maria Grazia, a lei che si è comunque spesa tantissimo, e a tutti coloro che hanno collaborato e a voi pubblico che siete stati veramente tanto pazienti.